di un poggio erboso che domina dall'alto Gibellina Nuova, un antico baglio in corso di restauro, costituisce l'unica emergenza architettonica preesistente all'insediamento urbano della cittadina. Sono le case di Stefano, luogo di lavoro e di riposo appartenuta ad una solida baronia feudale, offese dal terremoto e restituita ad uso pubblico da una ristrutturazione affidata agli architetti Roberto Collovà e Marcella Aprile. Qui è in corso la mostra antologica della pittrice trapanese Carla Accardi, una delle poche artiste donne italiane di fama internazionale e l'unica che gode di mercato reale. L'esposizione è stata allestita da Alberto Zammatti nell'ex magazzino del Baglio. Uno spazio grandioso ripartito in 9 campate ad arco acuto, sormontate da un tetto a capanna. Nella fuga delle navate solenne come una cattedrale, affascinante nel gioco dei pilastri come una moschea. Le opere dell'Accardi, impostate sul contrasto di colori discordanti, dominano con forza e determinazione questo ambiente difficile, bello in maniera indicibile, stretto parente del marsalese Baglio Anselmi e della Tonnara Florio di Favignana. Sono tele di grandi dimensioni, vitali e dinamiche, in cui la moltiplicazione all'infinito del segno e l'uso sapiente del colore originano effetti balenanti. Il supporto su cui sono operati gli interventi, lasciato grezzo, crea un'ombra immaginaria, frutto di illusione ottica, e realizza quel colore da inventare, incessantemente cercato da tanti artisti contemporanei. La rassegna gibellinese, che si avvale di un bel catalogo curato da Peppino Appella, ha il pregio di mostrare anche una serie di installazioni dell'Accardi datate tra il 65 e l'80. Allora la sua ricerca sulla luce e l'azzeramento della pittura la portò ad operare su un materiale come il sicofoil, che dà corpo alla luce. Nacquero i rotoli che avvolgono e sovrappongono fluorescenze colorate, le cataste quasi delle sculture ed il Prometheus che disegna sul pavimento un simbolo mitologico utilizzando parti smembrate di un telaio di legno. Il lavoro più affascinante di quel periodo è la triplice tenda rosa, colore della massima carnalità, frutto di un fervido ed amorevole soggiorno dell'Accardi in Marocco. Oggetto solare, traslucido e trasparente, riparo millenario per i berberi, la tenda è un sito dell'anima, dove assaporare la malia islamica. Questi lavori hanno una prosecuzione ideale nei quadri, o viceversa sono i quadri che rimandano alle installazioni. I segni colorati evadono dall'interno del quadro, invadono l'ambiente e vanno a depositarsi magari su un paravento di legno dipinto posto lì davanti. L'idea della bellezza può darsi che sia diventata arcaica, ma per chi non la pensa così, la mostra di Carla Accardi alle case di Stefano di Gibellina è un'occasione da non perdere, da oggi fino a tutto il prossimo mese di settembre.